appena visto. Ehi. Grazie. Sai, Molly, se Babbo Natale vede che lavori, finirai sulla lista dei cattivi. Ciao, Karen. Ho un'offerta da finire. Ma così ti perdi la serata. E Derrick, della contabilità, mi ha chiesto di te. Non siete usciti una volta? Siamo andati a cena. Ah. E ha parlato per tutto il tempo di se stesso. Fatto. Comunque ci sono altri uomini al mondo. Beh, magari puoi uscirci tu. Lo farei, ma non credo che il mio fidanzato approverebbe. Già, credo che neanche il mio approverebbe. Il tuo fidanzato? Sì, sono impegnata con la Manchester Software. Passeremo il Natale insieme qui in ufficio. Quindi lavorerai durante le feste? Sì, ma io non lo considero lavoro, per me è amore. Scusate, signore e signori, buonasera. Posso avere la vostra attenzione per un minuto? Un saluto a tutti e buon Natale! Buon Natale! Oh, mi auguro che vi stiate divertendo! Oh, sì, sì, certo. Come la maggior parte di voi sa, questo è stato un anno fenomenale per la Manchester Software. I nostri prodotti hanno un grande successo. E sono felice di comunicarvi che la nostra ultima app ha superato il 500.000 di download. E questo solo grazie a voi, la mia squadra, al vostro impegno. Ma uno speciale ringraziamento va a Molly Clark, che quest'anno ha messo il dovere al di sopra di tutto. A te, Molly. Brava. Complimenti. A questo riguardo, quindi, volevo trovare un modo speciale per ringraziarvi del vostro ottimo lavoro. Così ho deciso di chiudere l'ufficio fino al nuovo anno. Ah, grandioso! È ovvio che queste due settimane di ferie saranno pagate. C'è una condizione, signori, ed è che non voglio vedere anima viva in questi uffici. Vale anche per te, Molly. Ti giuro che cambierò il codice dell'allarme per non farti entrare. Scherzi. È divertente. L'importante è che passiate del tempo con la famiglia e con gli amici e festeggiate il Natale insieme. Buon Natale a tutti! Buon Natale! Beh, il tuo fidanzamento è appena stato rotto. Jared, volevo augurarti buon viaggio. Vorrei che ci fosse un modo migliore per gestire quella pratica. Non preoccuparti, ma... lo capisco. Non avevo progetti, comunque. Che è successo alla ragazza che frequentavi? Non ha funzionato. È un peccato. Non sarà il mio primo Natale da solo. Già, senti, Jared, mi dispiace che... Scusa, ma devo andare. Non preoccuparti. Avrò sistemato la questione entro la fine dell'anno. Fantastico, grazie. E buon Natale, Jared. Buon Natale, William. Bellissime, eh? Le luci natalizie. Sono bellissime quest'anno. Ah, sì. Non le avevo notate. Buonanotte. Molly? Sì? Senti, so che il Natale non è un buon periodo per te, quindi perché non lo passi con noi? Ah, Karen. Ai miei genitori farebbe molto piacere. E poi io e Dave ci annoieremmo a stare da soli. Sei davvero carina. E lo apprezzo molto, ma... E allora? Non sono di buona compagnia a Natale. Ok.
Ma se cambi idea, fammelo sapere, ti prego. Lo farò. Grazie, davvero. Buon Natale, Molly. Buon Natale anche a te. Ciao. È una notizia fantastica. No, mamma, sto bene. Poi ho talmente tanto lavoro da fare che nemmeno mi sono accorta che è Natale. Ah? Ascolta, tu goditi la crociera e mandami un mucchio di foto. Ti voglio bene. Buon Natale, mamma. Partecipa al nostro grande concorso di Natale. Potresti essere il vincitore di un bellissimo viaggio a destinazione Giamaica. Ci sarai il quindicesimo a chiamare, il premio è tuo. Il numero è 555-SNOW. Le linee sono aperte da adesso. Buona fortuna. Ripeto, 555-SNOW. Snow FM, con chi parlo? Molly Clark. Mi dispiace, Molly. Ah, non fa niente. Ma devi correre a fare i bagagli perché stai per andare in vacanza. Veramente io ero già in fila. Davvero? Davvero. Ah, mi scusi, vuole passare avanti? No, non fa niente, io copro le retrovie. Ok. Oh, aspetti. Mi dispiace. Scusi. Volevo aiutarla. Grazie. Scusi. Dal cappello? Sì, grazie, credo sia perfetto per la Giamaica. Non c'è mai stata prima, vero? Perché... Sono Molly. Salve, signor Roberts. No, ho inviato l'offerta a lei e al capo dipartimento per l'approvazione. Non l'ha ricevuta? Oh, ora chiamo in ufficio. Oh, no, aspetti, siamo chiusi, ma... Grazie. Oh, no, veramente sono in fila all'aeroporto. Sto andando in Giamaica. Ho vinto un concorso. Senta, lei lo sa che... Mi scusi, sto parlando. No, signor Roberts, sì, me ne occupo io. Sì, ma lo sa che... L'avrà, ok. Grazie, a presto. A lei, signorina Clark, buon viaggio. Va bene, grazie. Signor Davis, molto bene. Ha già fatto il check-in online. Ecco la carta d'imbarco per Giamaica in Vermont. Grazie. Buon viaggio, signor Davis, e buon Natale. Buon Natale. Buongiorno. Salve. Salve. Ti ho inviato l'offerta la sera della festa, dovresti aprire la mail. Sì, beh, mi ha chiamata il signor Roberts. Dice che non l'ha ricevuta. Puoi controllare? Pronto? Pronto? Mi scusi, abbiamo chiuso il portello. Oh, sì, solo un secondo. Deve mettere via il computer e spegnere il cellulare, per favore. Certo. Grazie. Subito. Che coincidenza. Già. E così ha vinto un concorso, eh? Congratulazioni. L'ho sentito prima al check-in. Ah, sì, non sono mai stata in Giamaica. Non vedo l'ora di assaggiare il mio primo autentico punch al rum. Lei viaggia per affari? Io no, io dovevo scappare dalla città per le feste. Ah, so cosa si prova. Natale è così opprimente. Non per me, io lo adoro. Sul serio? Oh sì, sì, amo ogni cosa. Le luci, la neve che copre tutto,
la cioccolata davanti al camino. Non capisco se il Natale le piace tanto, perché sta andando ai Caraibi? Io non sto andando ai Caraibi, in realtà. No? No. Questo aereo va nel Vermont. Cosa? Sapevo che quest'aereo era troppo piccolo. C'è qualche problema? Sì, sono sul volo sbagliato. Io dovrei andare in Giamaica, la vera Giamaica, quella con il mare e la spiaggia. Sì, ma secondo il biglietto lei ha prenotato per l'altra Giamaica, nel Vermont. Sì. Quindi è sul volo giusto, ma ha sbagliato destinazione. Sì, lo so, e sto cercando di contattare la stazione radio, ma non c'è campo. Non abbiamo una connessione internet sugli aerei così piccoli. Il pilota non può girare l'aereo e riportarmi a Chicago? Io non credo che gli altri passeggeri gradirebbero un cambio di programma per le loro vacanze di Natale, ma sono sicuro che appena atterreremo lei potrà sistemare tutto. E ci vorrà molto? Ancora un paio d'ore circa. Le auguro buon volo. Lo trova così divertente? Cosa? No. No, c'è un articolo molto buffo sulle cinture di sicurezza. Me lo poteva dire all'aeroporto. Ci ho provato, ma era piuttosto impegnata. Sa che le dico, facciamo a meno di parlarci per il resto del viaggio. Ok. Va bene. Fantastico. Qualcosa da bere? Sa, ho una voglia improvvisa di un punch al rum. Una piña colada? Cosa? Certo che ho letto il biglietto. Senta, ho guardato e non dice da nessuna parte Vermont. Qualcuno alla stazione radio deve sistemare le cose, perché non passerò le mie vacanze in una tormenta di neve. Cosa? Pronto? Pronto? Oh, fantastico, davvero fantastico. Spero che abbia sistemato tutto. Perché mi sta parlando? Oh, certo, scusi, dimenticavo. Ok, allora, diciamo che non le sto augurando buon Natale. Beh, neanch'io. Dov'è il caricabatterie? Non dirmi che l'ho lasciato a casa. La signorina Clark? Sì. Bene, benvenuta. Io sono Chris, il proprietario dello chalet delle renne, insieme a mia moglie, chiaramente. Benvenuta a Giamaica. Mi scusi, come sapeva che ero io? Beh, non ci sono altre persone qui a parte lei e non è stato difficile capirlo. Ma permetta che l'aiuti. Ah, non fa niente, grazie. Ho bisogno di parlare con qualcuno della linea aerea. Ovviamente c'è stato uno sbaglio. Io non dovrei essere qui. Ma lei è Molly Clark, vero? Sì, è il mio nome, ma beh, c'è una splendida suite che l'aspetta allo chalet, prepagata dalla radio, tutta per lei. Grazie, le sono molto grata. È solo che sembra che stiano chiudendo per la notte. Gli aeroporti non chiudono. Beh, questo chiude. E c'è molta strada da fare fino allo chalet. Forse è meglio che venga con lei e provi a risolvere tutto domani mattina. Oh, questo è il vero spirito natalizio. La prendo io. Grazie. Venga, mi segua. Ok. Sarà meglio partire subito. È prevista una tormenta nelle prossime ore. Saremo fortunati ad arrivare prima che chiudano le strade. Oh, spero che non le dispiaccia fare il tragitto con un altro passeggero. È un altro dei nostri ospiti arrivato per le vacanze. Beh, quando si dice la coincidenza. Questa è Giamaica. È splendida.
Beh, sì, a noi piace. Vi va un po' di musica? Non c'è molta scelta in questo periodo dell'anno. Vi piacciono i cori natalizi? A me non dispiacciono. A lei, signorina Clark? Perché no? Mi dispiace per le luci, signori. Volevo finire tutto prima del vostro arrivo, ma il Natale è arrivato troppo presto quest'anno. Sono comunque incredibili, vero? Già. Le piacciono? È che non l'ho mai capita questa passione per le decorazioni. Fare tanta fatica a mettere delle luci che poi togli pochi giorni dopo. Prego, vi faccio strada. No, aspetti, l'aiuto. Non occorre. Ci siamo, signori. Accomodatevi. Tesoro, siamo qui. Oh, salve. Benvenuti allo chalet delle renne. Molly, Jared, lei è mia Ciao. Moglie. Salve. Ciao. Salve, signora... No, chiamami Penny. È Natale. Non ci sono estranei a Natale. Con molto piacere, Penny. Cara, ti servono vestiti più pesanti? Ah, sì, è che in realtà non mi aspettavo di trovare l'inverno. Già, c'è stata un po' di confusione sulla destinazione del suo viaggio. Oh no, quella stazione radio. Già. Oh, mi ero tanto raccomandata di specificare che era nel Vermont. Beh, sei nella nostra Giamaica ora. Sistemati nella tua stanza, vedrai che ti troverai bene. Magari non è così terribile. A quanto pare non ho scelta. Ah, non si preoccupi, la prendo io, d'accordo. Grazie. Prego, da questa parte. Jared, tu starai qui. E Molly, tu starai qui. Spero di non russare. Bene, eccoci qua. Spero che la stanza sia di tuo gradimento. Sì, è in clima con le feste. È la mia preferita. Il bagno è da quella parte. Se vuoi altri asciugamani o coperte, fammelo sapere. A me piace dormire con la finestra un po' aperta, ma questo vale per me. Oh, e se senti freddo, se vuoi puoi infilarti questa. Ne ho sempre qualcuna in più per gli ospiti. Oh. E qualsiasi altra cosa ti serva, non esitare a chiedere. Ah, sì, c'è una password per internet. No. Ah, fantastico. Voglio dire che non c'è internet. Eh? I nostri ospiti preferiscono così. Li aiuta a rilassarsi. Quindi ora mettiti comoda. Ci vediamo dopo per l'happy hour. Fantastico. Davvero. Sono persone deliziose. Vorrei che ci fosse un altro modo. Sì, capisco, ma è loro fino alla vigilia. Un secondo. Ti richiamo. Ok. Salve. Salve. Suppongo che non abbia un caricabatterie per questo. Attendo una chiamata dall'aeroporto. No, non è la mia marca. Può usare il mio, ma la ricezione non è un granché. Credo che lo chalet delle renne non abbia copertura. Credo che lo chalet delle renne non sia nel XXI secolo. Magari proveranno a chiamare al telefono fisso. Senta, mi dispiace per prima, è che... Davvero, credevo che lei sapesse che... Che avevo sbagliato Giamaica. Già, le chiedo scusa, non volevo essere scortese. Non è colpa sua. Avrei dovuto leggere meglio le postille. Allora, che ne dice? Stabiliamo una piccola tregua e ricominciamo a parlarci, almeno per stasera? Ci sto. Anch'io. Oh, vogliamo andare? Magari ci sarà quel punch room, chissà. Questo pomeriggio siamo stati nel bosco per un'ora, ma non ce n'erano. Tu pensi che riusciremo a vederle? Beh, è un comportamento tipico. Le renne sono animali timidi. Si sono abituate a me e mia moglie, ma possono metterci giorni ad abituarsi agli estranei. Timide le renne? Beh, sì.
Oh, bene, eccoli qui. Molly, Jared, loro ciao. Sono Greg Piacere e Kyle. Sono qui per festeggiare il loro primo anniversario. Oh, congratulazioni. Grazie. Ah, però, tanti auguri. Cosa vi ha portato quassù? Beh, noi siamo fotografi. Siamo qui per realizzare il nostro primo libro. Saranno immagini sul Natale e speriamo di fotografare le renne nel loro vero habitat. Mm-hmm. E abbiamo pensato che non c'era posto migliore di questo. Perché ci sono delle renne vive qui? Sì, siamo altro in una riserva naturale. Di circa 1000 acri. Dici che le vedremo le renne domani? Non c'è mai la certezza, ma vale la pena di tentare. Allora tenteremo. Sono bellissimi. Li hai intagliati tu con le tue mani? Oh, sì. E lo dimostrano i trucioli di legno sparsi sui miei tappeti. Questa è l'happy hour dello chalet delle renne. Grazie. Grazie. Anche per te. Oh, latte e biscotti al cioccolato. Biscotti al cioccolato? Oh, perfetto, i miei preferiti. A te non dovrei proprio darli. Perché? L'albero è ancora là fuori e la vigilia è tra una settimana. Me ne occupo domani, sta tranquilla. C'è molto da fare qui a Natale. A volte ci aiutano a decorarlo i nostri ospiti. Davvero? Beh... Al Natale a Giamaica. Al Natale a Giamaica. Al Natale a Giamaica. Salute. Molly, sei sveglia? Sono sveglia adesso. C'è una telefonata per te. Qualcuno della linea aerea. Il telefono è lì. Salve, sono Molly Clark. Sono felice di sentirla. Greg, perché non leggi tu la domanda di oggi sul certo, Natale? Certo, con piacere. Ah, nel canto I 12 giorni di Natale, quanti pifferai suonano? Quanti pifferai? Allora. Primo giorno di Natale il mio amore mi donò. Ha detto 11? E che dovrei fare nel frattempo? Buon Natale anche a lei. Non deve essere una bella notizia a giudicare dall'espressione. Pare che tutti i voli siano pieni per i prossimi 11 giorni. Mi chiameranno se qualcuno annullerà, ma è improbabile considerato il periodo dell'anno. Ah, che peccato. Beh, non per noi. A Natale più siamo e meglio è. Pienamente d'accordo. Il lato positivo è che hai dato la risposta giusta. Mm? Il numero dei pifferai. Sono 11, hai indovinato? Sì, aprirai tu il calendario dell'avvento oggi. È questa. Ok. Ah. Ora devi leggere quello che c'è scritto. È il nostro messaggio di Natale per oggi. Ok. Ogni Natale è un viaggio. E a volte la destinazione è una sorpresa. Lo chalet delle renne. Non sento parlare di quel posto da anni. Io ci portavo i miei figli quando erano piccoli e organizzavano dei tour tra le renne. Li fanno ancora? Noi non ne abbiamo ancora vista una di renna. No, non credo che i bambini interessino più queste cose. Preferirebbero ninja a cavallo di renne robot, ma... Oh! Beh, che ne dice di questo? È molto simile a quello che indossava Rosemary Clooney in Bianco Natale. No, ok. L'ho creato per la moglie del sindaco. L'ha indossato alla parata l'anno scorso. È stata acclamata. Non fa per me. Bene. Ecco un capo a cui non può dire di no. Sotto il vischio è perfetto. E qualcosa di leggermente meno natalizio? Le
leggermente meno. Beh, certo. Forse ho qualcosa in magazzino. Torno subito. Credi che piacerebbe a Greg? Credo che sarebbe una renna il regalo perfetto per il primo anniversario. Ah, magari li avvistassimo. È stato un anno difficile, il lavoro non va molto bene e spero che questo Natale ci porti fortuna. Mi dispiace che tu sia bloccata qui, ma il posto è davvero delizioso. Sì, ma non è il posto, è che... Di solito evito il Natale, ma stavolta ci sono capitata proprio in mezzo. Non ti piace il Natale? È che mi riporta alla mente certe cose. Brutte o belle? Entrambe. Ecco qui, ho trovato questo. Un capo più pratico e meno vistoso. Poco natalizio. C'è qualcuno di importante nel tuo cuore? Ah, la vita di coppia non fa per me. È assurdo. Io penso che tutti abbiano un'anima gemella. Perché le persone sposate dicono sempre ai single di sperare? Ciao, amore! Eccoti qua! Ho fatto degli scatti fantastici per il libro. Ora mancano solo le foto delle renne. Vi piacciono molto le renne, eh? Ah, è grazie a sua nonna. Lei sostiene che la renna è l'incarnazione del vero amore. È un mito scandinavo. Mia nonna è di un'altra epoca. Sì, so che sembra strano, ma lei dice che quando due persone si incontrano, se vanno insieme nel bosco con la luna piena e vedono una renna... Sono destinate a rimanere insieme. Per sempre. Ogni Natale si impara qualcosa. Grazie a mia nonna che sono fotografo. Vogliamo dedicare il libro a lei, quindi le renne devono esserci. Esiste un marito più dolce al mondo? Beh, non serve una renna per dire che resterete per sempre insieme. Allora ci vediamo dopo, ok? Geniale! Non mi credevi così brava? No, ne ero sicura. Perché l'amore è cieco. Mi piace. Lo chalet delle renne. Non ne sento più parlare da anni. I miei mi ci portavano quando ero piccolo a vedere le renne, appunto. Ma credo che nessuno si scomodi più ad andarci. Già, beh, noi sì. Comunque, spero che abbia un caricabatterie per questo telefono. Beh, sì. Oh, fantastico! Fino a poco fa, purtroppo. Ah. Già, ho appena venduto l'ultimo. Ecco, a quel signore là. Ah. Volevo farti aspettare fino a Natale, ma è meglio se te lo do ora. Grazie. Ti prego, lascia che lo paghi io. È un regalo. È Natale. Ok, allora ti compro qualcosa. No. No, andiamo. Deve esserci qualcosa di speciale qui dentro. Questa è stupenda. Oh, quelli sono oggetti unici, fatti a mano qui a Giamaica. Me ne fece una così mio padre. Proposta. Scusami? Vuoi farmi un regalo? C'è un posto in fondo alla strada che serve un poncho a rum versione Vermont. Vuoi provare? Perché no? Ecco a voi, rum caldi al burro. Grazie. Grazie. Allora, questa è la versione Vermont del poncho a rum giamaicano. Ok. È delizioso. Cosa ti avevo detto? Grazie, siamo nel Vermont. Già. Raccontami della tua renna. Beh, quando ero piccola, a casa i soldi erano pochi, così facevo da sola le decorazioni. Scommetto che usavi la carta igienica per gli angeli. Esatto. E i marshmallow per i pupazzi. Anche quelli, è vero. Ma non riuscivo a fare le renne perché non mi venivano le corna, le zampe dritte. Sono animali complicati. Molto complicati. Mm-hmm. Comunque, il giorno della vigilia, avevo 8 anni. Mio padre, tornando a casa dal lavoro, venne colto da una tormenta. Così siamo rimaste io e mamma. Che cosa terribile. Già. Ma la mattina c'era un pacchetto sotto l'albero per me e mia madre disse che l'aveva lasciato papà. E così l'ho aperto. E lui mi aveva intagliato una piccola renna perfetta. Era davvero bella. Anzi, vorrei sapere dove è finita. Ah sì, scusa. Il Natale è complicato, eh? Sì, il Natale è molto complicato.
E come va con tua madre? Non passi il Natale con lei? No, si è trasferita in Florida con il nuovo marito. Lui è un uomo delizioso e sono felici, ma lei ha una nuova vita, una nuova famiglia. Loro cercano di farmi sentire a casa, ma non lo so, non mi sento più a mio agio. E la tua di famiglia? Ho solo mio padre e non ci vado d'accordo. Mi dispiace, è per questo che passi il Natale quassù? Non esattamente. È solo che deve andare così, capisci? Sai, ho un'idea. Vieni con me. Andiamo? Allo chalet delle renne, per favore. Credici, è proprio vero. Lo facciamo sul serio. No, no, siete arrivati in tempo. Oh, aspettate, fermi lì, questa devo farla. Ok, fatto, perfetto. Eccoci qua. Grazie mille. Senti, sì. Ti devo dire una cosa. Aspetta, aspetta. Non accendere, ho portato la cioccolata. Prendetemi una tazza, ragazzi. Dovete sapere che abbiamo una tradizione qui allo chalet delle renne. Ogni anno facciamo un brindisi alle luci di Natale. Davvero? Va bene. Siete tutti pronti? Spero di non aver fatto pasticci. Ok, coraggio allora. Buon Natale! Buon Natale. Buon Natale. Oh. Meravigliose. Questo mi piace. Oh sì, la inseriamo di sicuro. Ah, guarda questa, è venuta benissimo. Sì. Fantastica. Sì. Allora, hai cambiato idea sulle luminarie? Cosa vuoi dire? Dicevi che non ne valeva la pena. Te lo farò sapere. Jared. Ciao. Va tutto bene? Sì. Sì, certo, solo che... Come vanno le cose in Vermont? Qualche problema? No. No. Non proprio. È solo che questo posto non è una proprietà come le altre, capisci? Sì, certo, capisco. Queste cose a volte sono complicate. Già, infatti. E mi ritrovo anche in una situazione strana qui. Strana? Strana in che senso? Oh,
Ciao. Buongiorno. Caspita, vedo che ti alzi presto la mattina. Già, beh, mia moglie si è stancata di raccogliere truccioli di legno, così mi ha buttato fuori di casa al gelo. Le renne si sono fatte vive? No, non ancora, ma non si sa mai. Hanno l'abitudine di apparire quando meno te lo aspetti. Ti spiace se ci provo anch'io? Prego, fa pure. Per favore, mi faccia sapere se qualcuno annulla. Ok, sì, buon Natale anche a lei. Oh, aspetta, ti aiuto. Grazie. Novità della linea aerea? Nessuno ha annullato, sono pieni fino alla fine dell'anno. Oh, mi rincresce. Anche se a noi fa piacere averti qui. Grazie, Penny, mi devi scusare. Io sto molto bene qui, solo che non è così che pensavo di passare le mie vacanze. Beh, non si può pianificare tutto. A volte le cose migliori nella vita sono quelle inaspettate. Decori tu i biscotti? Oh, non lo faccio da così tanto tempo. È come andare in bici, non si dimentica mai. Ok, proviamo. Sai, la vita in fondo è un po' come il Natale. Ah sì? In che senso? Oh, è semplice. Pensa a tutte le tradizioni, le luminarie, la musica, i preparativi. E poi di tanto in tanto arriva qualcosa che ci sorprende. E se ci piace potrebbe diventare una tradizione anche quello, giusto? Sai, è tutto il giorno che Jared è là fuori ad aiutare Chris. Scommetto che gli è venuto appetito. Beh, che ne pensi di questo? Penso che gli piacerà. Ciao. Ciao. Che dici, basterà fino al giorno di Natale? Credo che basterà fino al prossimo Natale. E tieni. Che cos'è? Oh, è qualcosa per tenerti in forza. Vuoi dire che l'hai fatto tu? Beh, ho collaborato. È delizioso. Davvero? Sì. Ok. Però, per una che non ama il Natale, fai un ottimo pan di zenzero. Beh, sai, se passi le vacanze in un posto come lo chalet delle renne, devi adattarti un po'. Mm-hmm. È meglio se torno in cucina. Penny è una macchina da dolci. Molly? Sì? Niente, grazie per il biscotto. Non c'è di che. Ragazzi, mettetevi vicini. Ah, dai! Ah, perfetta. Noi andiamo nel bosco a cercare le renne. Volete venire? Unitevi a noi. Ragazzi, mi dispiace, ho una brutta notizia purtroppo. Abbiamo un problema con le renne. Cosa? Quindi le renne sono malate? Beh, certo, è raro, ma a volte capita. Sai, le renne sono animali molto sensibili, quindi credo che sia meglio se le teniamo in quarantena per il loro bene. Ma potremmo scattare lo stesso qualche foto, vero? Beh, no, mi dispiace, non posso assumermi questo rischio. Non sono nemmeno sicuro che possiate vedere le renne prima della vostra partenza. Ma è il motivo per cui siamo venuti qui. Già. Il libro si basa su questo. Lo capisco e mi dispiace, non so davvero cosa dire. Se proprio volete, vi possiamo risarcire almeno in parte. Certo. No, non dovete, non è colpa vostra. Vorrà dire che dovremmo ripensare il progetto, tutto qui. Ci verrà in mente qualcosa. Già. Molly, oggi tocca a te leggere a tutti la domanda sul Natale. Ok. Cosa mette Babbo Natale nella calza di chi è stato molto cattivo? Carbone. Esatto. Ora tu. Oh,
Tenetevi pronti, sta per arrivare una sorpresa. È già arrivata. Molto bene. È ora di tornare ai festeggiamenti di Natale, ragazzi. Sì, se portassimo dentro l'albero, cosa ne dite? È una splendida idea. Sì, fantastica. Chris, dov'è? Ah, è qui fuori, a terra vicino alla ringhiera. Quale ringhiera? Quella che sta sul retro. Ah, no, non c'è più. Oh. Hai fatto legna da ardere con l'albero di Natale. Ma come facevo a saperlo? Un albero è un albero, no? Non quando è a terra vicino a una casa del Natale, scusa. Ragazzi, dobbiamo solo trovarne un altro. Che ci vuole? Sì, quanto sarà difficile. Il bosco è pieno di abeti. Ok. Che ne dite se ci dividiamo in coppie? La prima coppia che trova l'albero adatto chiama l'altra. Ci incontriamo, lo abbattiamo e lo portiamo in casa. Va bene. D'accordo. Ok. E non lo brucerò. Andiamo. Preferirei fotografare le renne. Dai. Jared, non mi hai ancora detto cosa fai per vivere. Sono nella finanza. Ah, oh, in quale settore? Immobiliare, fabbricati e terreni. In realtà lavoro con mio padre. Non hai detto che lo vedi poco? No, ho detto che non ci vado d'accordo. Sebbene lo veda tutti i santi giorni. Beh, forse è per questo che non andate d'accordo. Perché vi vedete troppo spesso? È cominciato prima. In collegio ero uno di quelli che non tornavano mai a casa. Nemmeno a Natale? Facevo l'albero in camera mia. Mio padre mi mandava dei soldi per i regali. Me li compravo da solo, li impacchettavo, li mettevo sotto l'albero e poi il giorno di Natale li aprivo e fingevo di essere sorpreso. Jared, è la storia più triste che abbia mai sentito. In realtà non era male, mi piaceva stare da solo. In collegio non c'era mai un po' di pace. Per questo Natale è il periodo che preferisco. A volte a Natale sembra che il mondo si prenda una pausa. Ascolta. Passi sempre le feste da solo? Non sempre. Qualche eccezione c'è stata, ma questo è il primo che credevo di passare davvero in solitudine. E invece non è così. Penny dice che a volte le cose migliori della vita sono quelle che ci giungono inaspettate. È un Natale pieno di sorprese. Sono davvero molto felice che tu abbia sbagliato aereo. Arriviamo! Forza. Ok. Non è un abete, è una stalla. Che stai facendo? Ehi, Chris ha detto che le renne sono sensibili. Non le disturbo, faccio una foto e me ne vado subito. Greg, per favore, lascia stare le renne e cerchiamo. Solo un attimo, ci sono quasi. Ehi, un minuto. Cosa c'è? Greg! È vuota, completamente vuota. E le renne? Non ci sono. Allo chalet delle renne non ci sono più le renne. La verità è che non ne conosciamo il motivo. Forse c'è stato un cambiamento delle rotte di migrazione o è il clima che è mutato. Qualunque cosa sia, un giorno improvvisamente sono andate via e non sono più tornate. E non avete provato a cercarle? Beh, questa è una riserva naturale, non uno zoo. Qual è la differenza? Beh, la differenza è che noi non possediamo quegli animali. Sono liberi di andare e venire come vogliono. Così sono andate via. Ma perché nasconderlo? Scusa, perché non dircelo subito?
Sareste venuti in un posto come questo, famoso per le renne, sapendo che non ce n'è neanche una? Erano i tour per le renne a pagarci le bollette. Le cose vanno piuttosto male, non mi vergogno a dirlo. Sentite, chiedo scusa a tutti per non avervene parlato subito, ragazzi. Credetemi, non intendevamo causarvi alcun danno. E poi pensavamo davvero che sarebbero tornate. Dico sul serio, di solito lo fanno. Comunque, meglio che vada a cercare un albero per Penny. Ti aiuto. E tanti saluti al libro. Greg. Ciao, cara. Vuoi qualcosa da mangiare? No, volevo sapere se ti serve aiuto per i dolci. Oh, no, grazie. Ho appena finito l'ultimo. Chris te l'ha detto. Penny, non lo faremo sapere a nessuno, te l'assicuro. Sei molto carina, Molly, ma non si tratta di questo. È arrivata una brutta notizia con la posta. Pare che siamo rimasti un po' indietro con certi pagamenti. Se tornassero le renne sarebbe diverso. Temo proprio che non farebbe molta differenza. A nessuno oggi interessano più i tour per vedere le renne. È finita un'epoca, credo. Perché fare tanta strada per vederle dal vivo quando puoi farlo col cellulare? Credevo che il concorso alla radio ci avrebbe aiutato. Ma non ha fatto altro che portarti in un posto dove non saresti mai voluta venire. Non perderete lo chalet, vero? Sono solo quattro mura, cara. Il cuore può viaggiare. Ma sono in ansia per Chris. Lui ama tanto questo posto. Comunque, non voglio che ti preoccupi per noi. Ne usciremo. È Natale, mia cara. Stringi bene e abbiamo finito. Fatto. Così. E perfetto. Niente male, eh? Sì. È fantastico. Che succede? Temo che sia l'ultimo albero che vedranno in questa casa. La finanziaria con cui l'hanno ipotecata sta per prendersela. Oh, no. Se non saldano il debito prima della vigilia, perderanno lo chalet delle renne. Ci deve essere qualcosa che possiamo fare. Kyla, qualcosa non va? Tutto. Scusa. Ehi. Vuoi sfogarti un po'? Credevo davvero che avrebbe fatto bene a tutti e due venire qua su allo chalet. Dopo l'anno che abbiamo trascorso. Lui voleva solo che questo libro si realizzasse e ora si sente un fallito. E così abbiamo litigato. Io non sono proprio un'esperta in queste cose. Ma vi ho visti insieme. Siete pazzi l'uno dell'altro. Hai idea di quanto è raro? C'è chi trascorre la vita intera a cercare quello che avete voi. So che siete sposati solo da un anno, ma non è come per le luminarie. Tutto quel lavoro per poche settimane di festa e poi spegnere tutto il primo gennaio. Voi siete destinati a durare. Perché quello che avete è speciale. E dovete proteggerlo. Se mai troverò quello che avete tu e Greg, passerò il resto della mia vita a fare tutto ciò che è in mio potere per tenere quelle luci accese. Ti ringrazio. Dai, vieni qui.
Ma è splendido. Oh, grazie, Molly. Questi sono i nostri tesori. Ognuno è il regalo di un ospite che ha passato le vacanze qui. Questa ce l'hanno data i Carter. Avevano due bambini piccoli e un cane enorme che si rotolava nella neve e poi veniva a scrollarsi sul tappeto. Ti posso aiutare? Oh, te ne sarei molto grata. E questa di chi è? Oh, quella è della famiglia Marshall. Il signor Marshall era un violoncellista e ha suonato una melodia meravigliosa in questa stanza la vigilia di Natale. E questa? Quella è della signora Worthington. Era qui insieme alla figlia, una giovane attrice che ha recitato La notte prima di Natale davanti al camino. La sapeva a memoria. Posso aiutarvi? Sì. Oh, certo, Kyla. Prendi quella che vuoi. Quella? Scusa, amore. Ti chiedo scusa anch'io. Lo facciamo insieme? Sì. Ok. Guarda caso una renna. Ma certo. Ci sei? Sì, sì. Allora, siete tutti pronti? Uno, due, tre. Oh, santo cielo! Grazie a tutti, veramente. Oh, è così bello quest'anno. Adesso è Natale. Vedrai che andrà tutto bene. Ciao, sono venuto a prendere un po' di legna. Ah, ti aiuto allora. Ok. Senti, vorrei davvero aiutare Chris e Penny. Sì, lo so, ma gli affari sono affari, no? No, qui non si tratta di affari, Jared, ma di una tradizione e siamo a Natale. Non si può permettere che perdano lo chalet, sarebbe sbagliato. Che c'è? Niente, che mi piace guardarti quando parli così. Così come? Non mi sarei mai aspettato di vederti così emozionata per il Natale. Beh, credo che ci sia qualcosa di speciale in questo posto. Tipo le renne? Anche quelle. Ah! Ho un'idea. E cioè? Sai cucinare? All'incirca. Secondo te Penny che ha scritto? Ha scritto lamponi o Ecuador? Direi lamponi. Hai mai preparato una cena di Natale? No, ma sento che ora quei due hanno bisogno di una pausa. Soprattutto Penny, lo sai. E poi pensaci, lo fanno tutti. Non sarà così difficile. Ti sta coinvolgendo il Natale, eh? Chalet delle Renne, quel posto è ancora aperto. Sì, certo. Scommetto che ci andava con la sua famiglia. Sì, non ci vado da quando ero piccola, ma ricordo che andavamo lassù ogni anno. Insomma, dove altro si possono vedere le renne? Già, dove altro? Dove altro? In Canada. Davvero? Più precisamente nel Quebec c'è una riserva di renne che ha seri problemi di sovrappopolamento. Hai intenzione di contattarlo, vero? Oh, l'ho già fatto. Hanno capito la situazione e vogliono darci una mano. Ok. A parte tutto il resto, hai pensato quanto costerà un'operazione simile? Si parla di spostare un'intera mandria di renne. Lo so. Ci servirà aiuto. Mmm.
che profumino! Ha un'aria appetitosa. È la prima volta che la cena la preparano gli ospiti allo chalet delle renne. Santo cielo, Molly, non lo so. Il Quebec è terribilmente lontano. È vero, nemmeno Babbo Natale riuscirebbe a consegnare una mandria di renne per la vigilia di Natale. No, ma credo che se gli abitanti di Giamaica sapessero cosa succede, darebbero una mano per salvare lo chalet delle renne. Molly ha ragione. Il vostro chalet è una tradizione in questa città. Dobbiamo solo ricordare a tutti quanto è importante. E se organizzassimo una raccolta fondi? Magari un'asta. È una buona idea. È una buona idea, ma c'è un problema insormontabile, che non abbiamo niente da mettere all'asta. In realtà, ce l'abbiamo. Dopo aver messo questo, ho un fantastico paio di scarpe da farle vedere. È arrivata anche una gonna con un elegante decoro natalizio. Come vi sembra? Oh, è venuta benissimo. Bella, vero? Aspettate, ce n'è ancora una. Dirmi dov'è lo chalet delle renne? Questo lo usavamo per richiamare le renne ogni notte. Ho pensato che potrebbe far comodo stasera. Facevi sentire la musica alle renne? Oh sì, e avevano un debole per questa canzone. Scusatemi, il dovere mi chiama. Torno subito. Senti, Jared. Sì? Credi che funzionerà? Non lo so. Ma so che meglio non possiamo fare. Ah, ok. Notizie dalla linea aerea. Sai, è strano, ho perso del tutto la voglia di viaggiare. Davvero? Sì. E dicevi sul serio a Kyla? Ci ascoltavi? Beh, sai, non volevo, ma... Sì, un po'. Un bel po', ho sentito tutto. Oh. Ora sei nella lista dei cattivi di Babbo Natale. Oh, davvero? Chi origlia lo fa arrabbiare. Beh, io non direi di aver origliato. È stata più una ricerca. Ah, in questo caso ribadisco ogni parola che ho detto. Quindi com'è andata la ricerca? Credo di dover approfondire l'argomento. Non è stato via molto. Scusate se vi interrompo, ma questo signore vuole dare un'occhiata alla proprietà. La sua società detiene l'ipoteca sullo chalet. Chiedo scusa per l'intrusione. Quante sorprese in questo periodo. Oh, mi dispiace. Quindi Jared non vi ha detto che venivo? Voi due vi conoscete?
Molly Clark, ti presento il presidente della Davis Investment Corporation, William Davis, mio padre. Molly, aspetta, fammi spiegare. È tardi per le spiegazioni. Non volevo ferirti. Davvero? Allora perché mi hai mentito? Non l'ho fatto. Non esattamente. Ti ho detto che lavoro nella società di mio padre. E hai opportunamente tralasciato il resto. Cosa avrei dovuto dire? Molto piacere, io sono qui per sfrattare due teneri vecchietti e il loro branco di renne. No, ma avrei apprezzato che fossi sincero. Lo so, e mi dispiace. Solo che questo è il primo Natale che per me significa qualcosa. Volevo solo viverlo con te. Vogliono al telefono. Grazie. Pronto? Ah? Sul serio? All'1:30, volo 17:11. La ringrazio, davvero. Ti hanno trovato un posto? Sì, infatti, sul volo diretto di domani per Chicago. Bene, ottimo. Non preoccuparti, stasera ci sarò per l'asta. Oh, non è per questo, cara, solo che mi dispiacerà non averti più qui e perderai il pranzo di Natale. Vieni qui. Penso sia meglio così. Il Natale quest'anno l'ho festeggiato a sufficienza. Che profumino. Jared, possiamo parlare un attimo? Non è un buon momento. Ah. Dimmi, con tutti i Natali che mi hai fatto passare da solo, dovevi farti vivo proprio stavolta? Avanti. Scusa, mi tiri sulla lampo, per favore? Greg è nella stalla a sistemare le foto per la 150ª volta. Crederai che sia la nostra prima mostra, e infatti lo è. Voi due siete fantastici e avete fatto delle bellissime fotografie. Grazie. Penny mi ha detto che hai trovato un volo per domani. Non posso credere che tu voglia partire davvero. Sì, è stato bello, ma devo tornare nel mondo reale. Non dimentichi Jared. Non dimentico niente. Lui non ne fa parte. Molly, tu mi hai impedito di fare l'errore più grande della mia vita e devo restituirti il favore. Apprezzo le tue intenzioni, ma... Niente ma. Jared ha fatto un errore. Ok. Ma siamo a Natale e a Natale bisogna perdonare, non lo sapevi? Ti ho detto che le relazioni non fanno per me. Esatto. Ed è il motivo per cui non sei un'esperta in materia. Ancora presto. I manifesti dicevano alle 7, sono quasi le 8. Grazie. La gente avrà qualcosa di meglio da fare 2 giorni prima di Natale. Buonasera. A quanto pare sono il primo. Beh, immagino che questo vi renda molto felici. Domani a quest'ora lo chalet delle renne sarà tutto vostro. Io vado fuori, qua dentro non si respira. Molly, Jared, possiamo scambiare 2 parole? Non adesso, William. Per favore.
Buonasera. Gradisci un biscotto? Certo. Grazie. Molly, possiamo... Ehi. Stavo dicendo a Molly e Kyla che siamo tutti in ritardo. Le mucche della signora Elliot hanno bloccato la strada. Non si riusciva a passare e abbiamo dovuto cambiare percorso. Ma adesso sta arrivando l'intera città. Sapete, tutti adorano questo posto. Da queste parti si può dire che lo chalet delle renne è una vera... tradizione. Proprio così. Scusate, ci vediamo dentro. Sera. Benvenuti. Caro. Sì? Ti voglio? Oh, non domandarti. Grazie non per essere venuto. È un piacere rivederti. Belle le foto, eh? Le ha fatte lui. Lo so, complimenti. Oh, grazie ancora. Sono davvero foto stupende. C'è l'anima del Natale. Quelle mi piacciono in modo particolare. Sono bellissime. Grazie per essere venuto. Congratulazioni. Bella festa. Sì. Le foto di Greg e Kyla hanno più successo di quanto ci aspettassimo. Se va avanti così, lo chalet delle renne avrà un roseo futuro. Grazie a te. Davvero parti domani? Sì. Devo tornare al mio lavoro, alla mia vita. Non eri più sicura? Ora sì. E se la tua vita fosse qui con me? Il fatto è che nel mio mondo a Chicago non si vive di sole sorprese. Molly, io volevo dirti tutto, davvero. Solo che quando ho trovato il coraggio per farlo, mi sono reso conto di amarti. Mi dispiace, devo andare. Bella serata. Sì, la festa è riuscita alla perfezione. Buon Natale, ragazzi. Grazie. Buon Natale anche a lei. Tuo nonno lo faceva sempre, sai. Stava seduto a intagliare per ore, facendo impazzire tua nonna. Mi dispiace che tu abbia perso tempo a venire qui. Cosa vuoi dire? Stasera è andata benissimo. Sembra che Penny e Chris potranno tenersi lo chalet delle renne per un bel po'. Non ero venuto qui per gli affari. Sapevo che te la saresti cavata bene, qualunque fosse stato il risultato. Perché sei qui? Sono venuto qui per vedere te. Per me? Mi vedi tutti i giorni in ufficio. Al massimo ci incrociamo nei corridoi e a malapena ci salutiamo. Le nostre conversazioni vertono solo su contratti da firmare, contratti da stendere, ipoteche. Sei stato tu a volerlo. Lo so. E so anche che è tutta colpa mia. Ascolta, Jared, quest'anno andrò in pensione. E ci sono cose della mia vita che vorrei sistemare. E una di queste è il nostro rapporto. Che cos'è questo? So che non potrà mai ripagarti di tutti questi anni. Però per me è una modesta voce nel nostro bilancio, mentre per le persone che sono qui stasera, ovviamente è molto più di questo. Questo posto fa parte della città e loro lo amano. Io sono qui da poco, ma so già per quale ragione. Beh, sapevo che avevi qualcos'altro in mente. L'ho sentito nella tua voce al telefono. Devo tornare a Chicago. Ma ti prego, non facciamo passare un altro anno senza trovare il tempo di frequentarci. Buon Natale, figliolo. Buon Natale, papà. Thank you.
cura. D'accordo. Ti porto io la valigia al taxi. Ti ho tenuto da parte dei biscotti allo zenzero. Meglio evitare il cibo degli aerei. Grazie, Penny. No. Grazie a te per tutto quello che hai fatto. Senza di te io... Oh, beh... No. Aspetta, è rimasta una finestra da aprire. Mi fai tu la domanda? Potrei, ma tu conosci già la risposta. Beh, lo terrò per dopo, allora. Non pensi di andare a salutare Jared? Ci siamo già salutati. Buon Natale. Fai buon viaggio. Grazie. Buon Natale. Grazie. È in partenza il giorno della vigilia? Va da una persona speciale? No, veramente sto tornando a casa. Il miglior regalo di Natale è l'amore. Come, scusi? Non importa. Roberts, sono Molly Clark della Manchester Software. Ci siamo sentiti per quell'offerta. Oh, so che è la vigilia di Natale, ma... No, certo che ho una vita. Non è un problema, ci risentiamo dopo le vacanze. Arrivederci. Salve. Salve, dov'è diretta? A Chicago. Cognome? Clark, Molly Clark. Allora, Molly Clark, eccola qui. Un documento. Passaporto, patente? Oh, sì, certo. Adoro i vostri addobbi natalizi. Non li ho neanche notati, sono stata molto impegnata. Capisco. Signorina, il documento. Mi serve per completare il check-in. Mi sente? Io non capisco. È vostro. Mio padre lo ha ceduto a me e io lo cedo a voi. Farò stilare l'atto di proprietà e sarà vostro e di questa città per sempre. Cosa? Mio Dio. Jared, ma... Io non so cosa dire. Buon Natale. Ti ringrazio. Non ho davvero parole. Buon Natale, Jared. Buon Natale. Buon Natale. Non ci credo. Vado a prendere della legna per il fuoco. Non ci credo. Sembra che il mondo si sia preso una pausa.
Ho trovato questa nella borsa. Non sapevo cos'altro fare. Tranne dire mi dispiace. Non volevo mentire. Dispiace anche a me, in realtà. Non sarei dovuta scappare. Avevo paura. Di cosa? Di questo, di noi. Di correre un rischio. Io davvero non mi sarei mai aspettata un Natale del genere. Siamo pari, allora. Perché io non mi aspettavo di rivederti. E invece sei qui. Cos'è successo? Hai sbagliato di nuovo aereo? No. Sono nel posto in cui voglio essere. Sono qui davanti. Ce ne sono 5 o 6. Veramente sono 8. Tu lo sapevi già? Sì, non è meraviglioso? Si dice che la renna sia il simbolo del vero amore. Me lo sentivo. Sapete, temevamo che non sarebbero più tornate. Che sarebbe servita una specie di magia. Ma voi le avete riportate qui. Con il vostro amore. Un amore giovane e un amore nuovo. Quindi è il vero amore che ha richiamato le renne. Dobbiamo dirlo a Chris. Oh, Chris lo sa.